Buongiorno amici della Push Up, eccoci qui tra noi per mostrarvi tre piccoli esercizi ma molto efficaci per prevenire il mal di schiena. Il primo esercizio è il più semplice, si sta in questa posizione supina, con le gambe flesse, i piedi bene in appoggio, leggermente divaricati. Tutta la colonna aderente al pavimento con il dorso della mano a terra. Da qui cosa si va a fare? Il coccige si alza, poi il sacro e poi il tratto lombare, poi gradualmente si ritorna giù, si prende aria e poi si ritorna sollevando appunto il coccige. Prendiamo aria qui e fuori aria in questa posizione. Benissimo. Dopo questo esercizio andiamo a fare il secondo. Ci mettiamo in decubito laterale, gambe flesse. Allora, il gomito e la spalla è importante che risultino sulla stessa verticale e il gomito, l'anca e il ginocchio sullo stesso piano frontale. Quindi in questa posizione si viene su, si alza il bacino e si ritorna. Ci si alza e si ritorna. Benissimo, questa è la posizione da assumere. Vedete la spalla aperta? Evitiamo di mantenere e portare la spalla in avanti. Benissimo, dopo aver fatto le vostre ripetizioni che riuscite a fare, provate a rimanere anche in contrazione isometrica, così in questa posizione. Da qua andiamo a farlo lo stesso all'altra parte. Quindi, decubito laterale, ci si alza, rispettiamo tutti i piani e si ritorna. Si viene su e si ritorna. Benissimo. Questo è l'esercizio da fare, il secondo. Dopodiché andiamo a fare il terzo. Molto semplice, posizione quadrupedica, questa posizione. Appoggio delle mani, spalle, stessa verticale, uguale, ginocchio, anca, capo, spalla, bacino sulla stessa linea orizzontale. A questo punto si va a elevare il braccio e la gamba opposta. Si cerca di allungare i due arti in posizione diametralmente opposta e poi si va a cambiare, uguale dall'altra parte. Benissimo, si esegue ritmicamente, dopodiché rimaniamo nella posizione, guardate il piede a martello, piccoli movimenti dall'alto in basso, dall'alto in basso, senza grandi escursioni, basta effettuare dei piccoli spostamenti degli arti. Stessa cosa dall'altra parte, bene, ok, manteniamo l'equilibrio e ritorno. Ragazze, e anche per oggi vi abbiamo mostrato tre piccole chicche da seguire tutti i giorni e la vostra schiena vi ringrazierà. Cliccate, iscrivetevi e soprattutto riportate i vostri commenti e suggerimenti in fondo nelle descrizioni. Grazie.